Check prova 1, 2, 3. Un'aula insonorizzata per favorire l'acustica ai bambini che indossano un impianto cocleare e che quindi riscontrano maggiori difficoltà di udito in situazioni di brusio, ma non solo. È stata realizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice grazie a risorse pubbliche e private. Abbiamo in classe seconda due bambini ipoacusici e quindi diciamo lo stimolo, l'esigenza ci è stata manifestata da questi genitori intelligenti e illuminati. La scuola si è subito resa parte attiva nel fare questo intervento e si è rivolta questa volta alle strutture e alle istituzioni che potevano darci una mano. Sappiamo quali sono le esigenze che comunque un bambino ipoacusico ha. Poi chiaramente in realtà è stato nella prospettiva comunque di rendere l'aula migliore dal punto di vista acustico anche per gli altri bambini, perché ci sono studi contemporanei che dimostrano chiaramente che comunque quando si mettono i pannelli fonoassorbenti l'aula in qualche modo rende molto più confortevole i suoni, anzi abbassa proprio il rumore. La nuova aula favorisce la comunicazione tra docenti ed allievi, un ambiente dove ci sono le condizioni ottimali per la trasmissione di messaggi vocali e apprendimento. Riusciamo a determinare certi valori acustici facendo sì che il pannello riesca a migliorare l'acustica interna. Il bambino ovviamente è meno distratto, a fine lezione ha meno mal di testa e riesce a capire, a seguire le istruzioni e tutto quello che viene richiesto. Il progetto sarà presto esteso anche ad altre classi. Questa esperienza verrà amplificata intanto per un'altra classe dentro questa scuola. Abbiamo deciso di provare a fare un meccanismo molto anglosassone, che è quello di mobilitare la comunità, e laddove la comunità ovviamente non arriva ci saranno le istituzioni, ma è anche un meccanismo che vorremmo moltiplicare.